Sono stati momenti brutti, di terrore, di paura. Ieri sera attorno alle 21.30 per Claudio Marchisio, l'ex calciatore della Juventus, era a casa sua, sul divano, stava vedendo la TV con sua moglie. E cosa è successo? Sono entrati in quattro in casa, all'improvviso, armati, e li hanno rapinati. Andiamo lì in diretta con il nostro Lorenzo Lobasso, che ci aggiorna. Allora Lorenzo, raccontaci che cosa si sa di più rispetto a quello che ho detto io. Sei lì vicino alla casa di Claudio Marchisio, siamo appena fuori Torino. Esatto Alberto, questa è la cintura sud di Torino, è Vinovo, e queste che vedete alla destra sono una serie di villette di un comprensorio cosiddetto bene, un comprensorio che, guarda, più o meno hai detto tu, alle 21.30 sono entrati i banditi in casa dell'ex calciatore Marchisio, quindi era appena più buio, ma l'illuminazione è molto forte. Noi notiamo che all'incirca ogni 50 metri in quest'area perimetrale ci sono delle telecamere di sicurezza. Che cosa è successo? Loro Marchisio si stava preparando per andare a prendere uno dei figli che si allena a calcio proprio qua vicino nel centro dove si allena la giovanile della Juventus, mentre invece l'altro figlio era dai nonni, quindi i banditi arrivano e dicono: guarda, noi non vogliamo farvi del male, dicono in italiano, siamo dei tuoi fan, fate quello che vi diciamo e non vi succederà nulla. Dateci la possibilità, dobbiamo aprire la cassaforte. A quel punto il calciatore Marchisio dice: guarda, io non ho la cassaforte. Allora facciamo così. Uno dei banditi rimane con la moglie sotto minaccia delle armi, mentre invece gli altri con Marchisio vanno in giro per la casa a prendere tutto quello che c'è da prendere, orologi, gioielli e vestiti firmati. Mettono poi tutto nelle valigie sempre di Marchisio e se ne vanno. Non dura più di 10 minuti questa rapina in casa. Una violenza estremamente forte, verbale, ma non fisica. E ovviamente quello che viene in mente è che non si tratta di una cosa successa per caso. Ecco, io intanto mi avvicino a questo impianto di sorveglianza che, come vi dicevo, punteggia ogni 50 metri. Sorvegliato, Lorenzo, abbiamo visto, per entrare ci vuole un codice, ci sono telecamere dappertutto. Ecco, come hanno fatto questi banditi a intrufolarsi in questo modo? Esatto. Viene il sospetto, viene da pensare che queste persone li stessero controllando, perché i figli, che chiaramente in una rapina sono un elemento estremamente pericoloso sia per i genitori che per i rapinatori non c'erano. E la porta finestra era aperta e quindi loro scavalcano la recinzione, sanno dove andare e svolgono tutto molto rapidamente. Marchisio dichiarerà alle forze dell'ordine che loro parlavano perfettamente in italiano, ma a suo parere non dovrebbero essere italiani. Forse si tratta di persone che vivono qui da tanto tempo e hanno preso l'accento locale. Ma c'è un tweet del calciatore. Esatto, di vorrei farlo vedere a tutto fa, schermo, Alberto. Perché Marchisio naturalmente oggi ha avuto molti messaggi di vicinanza e solidarietà, qualche critica da qualche tifoso, insomma, fuori posto, lo possiamo dire. Adesso lui dice, naturalmente, che ringrazia tutti: se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo, se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavare è una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza. E noi abbracciamo Marchisio e la sua famiglia. Grazie a Lorenzo Lobasso. E adesso dall'altra parte dello studio c'è